Tra Matteo Ricci e la Regione Marche è scontro sul tema del bypass ferroviario. L'europarlamentare del Partito Democratico svela l'ipotesi che i fondi 1 miliardo 800 milioni di euro già stanziati per la variante ferroviaria tra Pesaro e Fano possano essere cancellati e dirottati su progetti in altre regioni. È inconcepibile rifiutare un'opportunità di sviluppo e di lavoro solo perché i fondi li ha trovati un amministratore di centrosinistra, ha detto l'ex sindaco durante un evento del Partito Democratico a Fano. Abbiamo bisogno di una politica europea che acceleri la transizione ecologica, ma per fare questo abbiamo bisogno di una politica di investimenti pubblici. Draghi ha parlato addirittura di 800 miliardi all'anno. Senza investimenti pubblici non faremo la transizione ecologica, o rischiamo di non farla, e non metteremo mano neanche al sistema ferroviario europeo. Dentro il sistema ferroviario europeo abbiamo il tema dell'Adriatica. Abbiamo ottenuto per il nostro territorio 1 miliardo e 8, la variante di Pesaro e Fano. Nessuno tocchi quelle risorse, perché sono risorse che vanno a modernizzare la ferrovia e danno un vantaggio di competitività all'intera regione. Matteo Ricci non gradisce la proposta del ministro Salvini portare l'alta velocità sulla Bologna-Lecce tramite una nuova linea dal costo complessivo di 85 miliardi. L'europarlamentare ha poi annunciato la volontà di incontrare nei prossimi giorni i sindaci di Pesaro e Fano perché le due città, dice Ricci, non possono perdere un'opportunità storica. È dello stesso pensiero il segretario del PD Fano, Renato Claudio Minardi, che durante l'incontro a Palazzo Martinozzi ha sottolineato l'importanza di come un sistema infrastrutturale moderno e sostenibile sia indispensabile per garantire competitività alle imprese e all'attività turistica. Le infrastrutture sono un'occasione, un'opportunità di sviluppo, dobbiamo tener conto anche di uno sviluppo sostenibile. Spesso e volentieri le infrastrutture sono come dire, combattute perché hanno un carico ambientale a volte importante, però dobbiamo tener conto che le infrastrutture, se da una parte diciamo sono occasione di sviluppo, dall'altra bisogna cercare di farle il più possibile ambientalmente compatibili, ecocompatibili. Sul tema è intervenuto anche il capogruppo del PD Fano, Cristian Fanesi, ribadendo l'importanza dell'arretramento ferroviario ed evidenziando il rischio che la città possa ritrovarsi stretta in una morsa con due linee ferroviarie a discapito del tessuto urbano se il governo e la Regione Marche non sosterranno adeguatamente il progetto. Ma il rischio che abbiamo è che con quella politica che il governo ha messo in piedi insieme alla Regione Marche non solo rimarrà quella ferrovia, ma ne faranno un'altra arretrata che taglierà al pari di questa nell'entroterra il nostro territorio da nord a sud, creando un problema. Dunque avremmo, oltre al danno, perché la ferrovia così com'è rimarrà lì e non avremo nessun beneficio come città, avremo la beffa di avere una nuova linea ferroviaria che ovviamente avrà un impatto indiscutibile in questa città, senza avere i vantaggi ad esempio dello spostamento appunto della vecchia tratta. E questo è un pericolo che corriamo seriamente e su questo dovremmo lottare. Fanno discutere le parole di Ricci sul bypass ferroviario tra Pesaro e Fano, qual è la risposta della Regione Marche? Beh, quelle di Ricci che sono fantasie che potrebbero diventare un incubo per i pesaresi, non lo diventeranno perché insieme alla Giunta Acquaroli abbiamo detto no ad un'opera che distruggerebbe la città di Pesaro, quella di Fano e tutta la nostra regione. In sostanza il bypass di Ricci è del fumo gettato sugli occhi dei cittadini, per non dire che cosa? Che quel bypass serviva ai governi del Partito Democratico per far passare a Pesaro in tutte le Marche oltre 200 treni merce al giorno e treni del trasporto pubblico locale. Che cosa significherebbe? Un treno ogni 8 minuti, renderebbero invivibili le nostre città, i nostri quartieri e non saremmo più una città e una riviera turistica dedita all'accoglienza e al turismo tutto l'anno. Qui siamo in una zona molto significativa per quello che era il progetto del bypass. Beh, il bypass sarebbe sbucato a Pesaro di fianco alla Tin System, avrebbe superato la rotatoria che è alle mie spalle per poi costeggiare il quartiere di Santa Veneranda e addirittura, sentite un po', superare la strada interquartieri e l'autostrada. Ma sapete, la ferrovia non è che può salire in maniera vertiginosa, ma deve salire all'1,8% ogni, quindi 1,8 metro ogni 100 metri.
significa che la stazione sarebbe stata alle nostre spalle ad un'altezza di oltre 12 metri e addirittura la linea ferroviaria per proseguire verso Fano avrebbe avuto un unico viadotto a partire dalla Tin System fino ad arrivare al monto delle antenne più alto dei 12 metri, appunto per superare l'autostrada, perché già l'autostrada ha un rilevato di alcuni metri, dovremmo stare sopra ulteriori 6 metri, queste sono le regole del codice della strada, rispetto al piano carrabile dell'autostrada. Un impatto urbanistico incredibile per far passare oltre 200 treni merce provenienti dal sud Italia, dai porti del sud Italia, che non si sarebbero fermati nella nostra regione. Per cui qualcuno aveva svenduto la città di Pesaro, la città di Fano e la nostra regione ad interessi che non erano marchigiani. Una distrazione di massa che si sta cercando di fare, cercando di togliere i cittadini pesaresi e non solo da quelle che sono le responsabilità dell'amministrazione pesarese, dove il sindaco Ricci ha governato per oltre 10 anni. Quindi l'intento è molto semplice, la situazione del bypass, si cerca di fomentare la gente, di fomentare il popolo su tematiche tra l'altro che non corrispondono nemmeno alla verità. Tutti sanno veramente qual è la vera situazione del bypass ferroviario, del progetto più generale e complessivo che la Regione Marche e il governo stanno portando avanti. Tutto questo quando in realtà la Regione Marche ha dimostrato sempre grande attenzione su Pesaro e non solo. Sì, la Regione Marche cerca di dimostrare coi fatti una forte attenzione non solamente al territorio pesarese, complessivamente a tutto il territorio marchigiano,